Ora, mister, è stata una gran bella partita, insomma, ce l'aspettavamo, una partita di grande intensità, spettacolo, occasioni da gol. Noi siamo stati più bravi del Pescara a sfruttare le nostre occasioni e poi soltanto nel finale, quando praticamente è partita 3-0, gara chiusa, il Pescara è riuscito a crearci qualche brivido, perché insomma 3-1, 3-2, lì abbiamo un attimino tremato. Sì, non siamo partiti bene, al di là del gol, perché eravamo timorosi, eravamo sempre lunghi sugli avversari. Poi dopo abbiamo trovato le contromisure, ci siamo messi bene e siamo riusciti a partire con una certa intensità e con una certa anche pericolosità. Sono sempre partite difficili perché trovi di fronte una squadra che gioca sempre per far gol, per farti male, e se ti sbilanci rischi di avere delle difficoltà. Sapevamo che era un po' questa la lettura della partita, siamo stati bravi a interpretarla, a aggiustarla anche in corsa, perché appunto avevamo preparato la maniera, poi abbiamo cambiato qualcosa, però insomma abbiamo fatto bene. E sul 3-0, primo gol, ha fatto un gran gol Cascione, e sul secondo potevamo far meglio, però credo che la forza di questa squadra sia quella di mantenere una certa pericolosità sempre fino alla fine, anche noi. E a dimostrazione è stato il quarto gol che ha chiuso la partita. La squadra trova il gol con una facilità davvero disarmante, non è un caso, adesso non può essere soltanto un caso. Ma è un caso, però ogni partita ha una storia a sé. Certo che noi abbiamo delle belle caratteristiche davanti, e se facciamo, se giochiamo con una certa intensità, con un certo attacco alla profondità, siamo pericolosi. Abbiamo anche tante belle alternative che possiamo usare nel corso della partita, di là di chi entra o di chi inizia. Sono bravi a sentirsi determinanti tutti quanti, perché io ho detto, cioè, so che tutti vorrebbero iniziare dal primo minuto, però per me diventano ancora più determinanti chi entra in corsa. Credo che anche oggi, come domenica, come altre volte, l'abbiamo dimostrato. Poi logico che non è che vuol dire che sarà sempre così, spero anche di mettere contemporaneamente qualcuno, però sempre con l'idea di avere delle alternative da usare durante la partita. A proposito di chi entra in corsa, Ceravolo è un'arma in più proprio in quei minuti in cui lo mandi in campo, dai il massimo. Sì, sono contento perché sia lui che Campagnacci poi hanno già battuto il record personale di gol, vuol dire che hanno convinzione e stanno facendo bene. Fabio, gli ho detto prima partita, mi spiaceva non metterlo al primo minuto, però per me è un titolare aggiunto, perché in certi momenti ti spacca gli avversari, come Ragusa, come Viola, abbiamo degli attaccanti importanti che possono far bene. Poi non vuol dire che entra sempre Fabio, non giocherà mai dall'inizio, anzi lui deve sempre sperare per il primo minuto, però devono sentirsi tutti quanti importanti. Parlando appunto dell'attacco, 12 gol siglati dalla formazione Amaranto, 11 di questi dagli attaccanti. I numeri non sempre dicono tutto, però insomma è un bel andare, perché quando hai 4 gol già Campagnacci e Ceravolo, 3 di Missiroli, e non abbiamo ancora considerato il fatto che il capitano capocannoniere è ancora a 0. Sì, no, noi aspettiamo con impazienza i gol di Emiliano, sta facendo un grande lavoro. Oggi forse è stata l'unica partita che ha tirato poco, però fino adesso è stato uno dei giocatori che ha tirato più in porta, perché mi sembra che c'è una statistica, giocando 2 partite e mezza ha tirato 17 volte in porta. Tipo col Gubbio ha fatto, secondo me, delle occasioni importanti, si è create lui. Spero che si sblocchi, però sono contentissimo del lavoro che sta facendo al di là, e sono convinto che diventerà anche lui un'arma aggiunta. Parlerei invece anche della fase difensiva, non della difesa, ma della fase difensiva. Oggi era una prova di maturità. È vero, abbiamo preso 2 gol per la prima volta, ne abbiamo preso uno nelle 4 partite, uno ogni partita. Però mi pare che ha giocato con grande attenzione, insomma sta crescendo anche da questo punto di vista. Nonostante i gol presi, che poi, come hai detto tu, sono stati episodi, un bel calcio di punizione, poi sul secondo dove magari qualcosa... Potevamo far meglio. Dobbiamo limare qualche sbavatura, però la stiamo crescendo, ma aspetto molto di più, non solo da loro, da tutti quanti, però credo che nella fase non possesso dobbiamo essere un pochino più, ancora più compatti, anche se oggi non era facile. Già anche lunedì prossimo ci aspetta una partita difficile, perché davanti l'Empoli ha dei giocatori bravi, pericolosi, e noi dobbiamo essere bravi in questa settimana a lavorare e farci trovare ancora più pronti. Questa squadra ha dimostrato anche di saper soffrire, soprattutto nei primi 20 minuti. Dopo il gol il Pescara ha fatto la partita, nonostante tutto non ci siamo mai disuniti, e poi siamo ripartiti bene in contropiede. Anche questo credo che sia un fatto abbastanza positivo. Sì, sono stati bravi, perché abbiamo dovuto cambiare qualcosa.
l'interpretazione è stata giusta e quando abbiamo cambiato qualcosa poi abbiamo rischiato molto molto meno spostando qualche giocatore a centrocampo, però stiamo crescendo di consapevolezza, di convinzione. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che sia tutto semplice, noi dobbiamo concentrarci ancora sul lavoro perché siamo ancora a metà settembre e abbiamo secondo me dei margini di miglioramento in tutti i settori enormi.